Benvenuti su Obels, il mio canale sul tubo italiano. Vi parla il dottor Meg, questa è la rubrica Just a Taste, ovvero la nostra rivisitazione delle pillole per farvi vedere delle cose che non porteremo mai, ma che è giusto farvi vedere. Allora, 12 is better than 6. Che cos'è? Sostanzialmente un puzzle game di... che come vedete ha questo stile grafico, toni del bianco e del nero e del blu, e sì, quindi più bianco e blu che bianco e nero. E, è un puzzle game e non uno shooting, e vi faccio vedere esattamente perché. E adesso qui noi partiamo con... che arma abbiamo qui? Ah, perfetto, solo un bellissimo coltello, che come vedete ha questa gittata enorme. Dai. Perfetto. Qui ci dobbiamo nascondere, quindi potete capire. Mamma mia, mamma mia. Allora, abbiamo preso una pistola. Ok. Svuotiamola. Prendiamo l'altra. Pick up. Ok. Molto bene. Allora, come vedete, appunto, la struttura che dici, ma che cazzo di gioco di shooting gira con questa visuale di merda? Infatti, questa è una visuale che non si addice affatto a un gioco di shooting, motivo per cui, infatti non lo è. Questo fondamentalmente, lo shooting è solo una scusa per... possiamo... ok, lo shooting è assolutamente solo una scusa per risolvere i puzzle. Qui potremmo leggere tutto, ma vi dico già che è assolutamente inutile. Allora, cosa carina, o meno, io almeno trovo che si, più personalmente trovo che sia carina, aia. Perfetto, come vedete, cioè, ricorda molto sotto certi punti di vista una nostra vecchia conoscenza, ovvero... tac... dai... ok, va bene, adesso io ti vorrei svuotare, perfetto, ti cambio con un'altra arma... perfetto, e ti cambio con questa. Beh, dai, non è andato malissimo. Alla fine abbiamo 10. Vediamo qui cosa c'è. Ricorda molto Hotline Miami. E ricordiamo che Hotline Miami non è un gioco shooting, è un puzzle game. Questo più o meno... allora, è molto meno complicato, perché adesso io non me lo ricordo tutto. Sono passati... diversi anni da quando l'ho giocato. L'ho giocato per sole 5 ore perché non serve altro. Va bene, qui ci spiega come svuotare le pistole, ma questo lo possiamo già fare. Ecco, una cosa carina. Ah, ok, qui. Ok. Quindi qui c'è gente in giro. C'è gente in giro che, come vedete, sta dormendo. Ah, lui dentro un gabinetto, perfetto. Perfetto. Quindi direi che adesso possiamo proseguire. Non stiamo a svuotare tutti quanti i caricatori. Sarebbe veramente un cosiddetto overkilling. Come c'è finita quella pistola lì? Fanculo, non ci credo, ma non inculato. Non sono riuscito, si vede che con il fatto che lui avesse la pistola fuori mi ha... mi ha impedito di raggiungerlo e dargli il colpo. E vabbè, avrei dovuto sparargli.
Perfetto. E allora, al momento noi abbiamo visto solo le pistole. In verità dovrebbe esserci anche la possibilità di ottenere dei fucili. Questo qui lo vorrei fare almeno uno dei due, lo vorrei fare stealth mode. L'altro, notate come sia possibile fare tutto stealth, in quanto tu capisci dalle impronte dove lui è andato e dove tornerà. Allora, adesso cambiamo arma. Allora, la pistola. Ha come cosa carina che rispetto ad altre armi, tipo rispetto al coltello, che il coltello basta che tu lo tiri fuori, e ovviamente il coltello taglia, la pistola devi armare il cane. Il cane si arma. Chissà se possiamo andare avanti. Senza uccidere lui. Ma d'altronde lo vogliamo veramente sapere. Basta fare il giro. Perfetto. Adesso io direi di svuotare questa e la cambio con una piena. O semi piena. Perfetto. 14 su 14. C'era forse, vogliamo vedere se c'era qualcosa nei vari. Vediamo. No. Qui non c'era un cazzo, parrebbe. Andiamo pure. Allora, sì, allora, esattamente come Hotline Miami. Allora, forse Hotline Miami gli ho dato troppo credito a questo gioco. Hotline Miami mi ha fatto meglio, bisogna dire la sincera verità. È fatto un cazzo meglio. Tu e voglio rompere il cazzo. Vediamo cosa ci dice. Va bene, dai, sì. Mamma mia. Dialoghi inutili. Facciamo un bello skip, eh. Ma ci posso parlare con lui? Tipo, ci posso interagire? No, va bene. Quindi, abbiamo preso. Vuol dire che. Ok. Abbiamo 6 di 6 munizioni per il pompone! Allora. Chissà qual è la potenza. Beh, un'arma di tutto rispetto, insomma. Ricarichiamo. Sì, allora, c'è questo fatto grafico che è fatto malissimo il layout dei proiettili. Però è molto più divertente usare il pompone che fare altro. Allora, io non me lo ricordavo così lento, però come vedete è tutto molto macchinoso. Ah, la dinamite, molto bene. Immagino che la dinamite sia pensata per fare fuori questi tre tutti in una volta. Tipo, se io faccio così. Perfetto. Cazzo. Niente. Ah, ho sbagliato. E niente, questo è. Potremmo sicuramente stare qui a parlare di le magnifiche feature. Le magnifiche feature di questo. Allora, vediamo da qui. Cazzo.
Niente, ho sbagliato perché me la sono aperta in faccia, o meglio, lanciata in faccia. Dovevo essere più furbo e lanciarmela dietro. Ok. Lanciamo la dinamite, perfetto. Beh, comunque due non è male. Allora, è divertente. Ok, ultimi due colpi. Ok. Ah no, ne abbiamo un altro. Lui, prendi. Perfetto. Quindi, tutte pistole, quindi non ci interessa particolarmente. Pistole non ne abbiamo assai. Allora, come avete visto, questo cos'è? Allora, svuotiamolo, che così ci facciamo un po' di... Niente, non si svuota. Non si svuota. E niente, non possiamo prendergli... Non possiamo prendergli le munizioni, per cui niente. Va bene. Andremo avanti per la nostra strada. Non è questa la nostra strada. Volevo quantomeno finire questo atto, così vedevate un po' quelle che erano le feature. Anche perché, se non sbaglio, ci dovrebbe essere un'altra tipologia di arma, che dovrebbe essere una specie di cioè il fucile vero e proprio, quindi non un fucile a pompa, ma un vero e proprio fucile. Allora, qui praticamente tutti quelli che avrebbero dovuto essere svegliati, in verità sono stati svegliati dai miei precedenti attacchi. Ok, anche qui qualcuno ha aperto la porta, quindi sicuramente saremo a posto. Ok, molto bene, e via. Finito. Dove sono? Ok, io sono questo. Looks like the... Ah, ok, lui consiglia. Ma scusa, ma io. Via. Ecco, molto semplicemente così direi. Non capisco perché abbiamo dovuto fare tutta quanta sta boba. Dai, prendi su un'arma. Ok, svuotiamo anche questa. Prendiamone su un'altra. Posto. Quasi piena, direi che ci basta così. E probabilmente lui la voleva fare stealth, ma noi non ci interessa assolutamente. Attenzione. Come questo abbia fatto a non accorgersi di nulla, non lo so. Però intanto noi l'abbiamo tolto senza di mezzo, senza utilizzare alcun proiettile. Non ho mai provato a sparare i maiali. Sì, direi che qui possiamo tranquillamente andare avanti. Ma allora, c'è poco da dire sul gioco. I can hear something calling from the church in the south. Sicuramente ci sarà da fare un cambio. Perfetto, quindi questo è il famoso fucile di cui parlavo. Ciao! Mi sto nascondendo, aiutatemi! Il gregge di fuori vogliono uccidermi se non li pago. Uccidili per primo. No, sono loro pastore.
Loro sono il mio gregge. Ucciderli non sarebbe cristiano. Perfetto, quindi praticamente lui si trova. Ok, ah, questo funziona come il... Questo funziona come il revolver, che bisogna usare un tasto. Fanculo, devi morire. Ah, io sparavo lui, ma in verità stavo sparando un cappello per terra. Cioè, i dialoghi sono... Ma non dico neanche stereotipati. Sono semplicemente sbagliati. Allora. Allora, adesso qui facciamo così, che lo prendiamo da lontano. È morto? Perfetto. Perché lui c'ha il pomponazzo e il pomponazzo. Cos'è? C'era un cazzo di cane? Non l'avevo mai visto il cane fino adesso. Meglio, perché storicamente i cani nei videogiochi sono uno dei nemici peggiori da affrontare. E finalmente il gioco si fa interessante. Sto giocando anche abbastanza male io, eh. Ok. Va bene, non ti voglio neanche parlare, guarda. Ti skippo direttamente. Ok, quello era un cane. Perfetto. Ce l'abbiamo fatta? Siamo usciti? Ah, fanculo. Merda, allora è meglio fare così. Come non c'è nessuno a cui sparare? Lui che cazzo è? Mi prende per il culo? Allora. Quindi dove... Vai fuori dalla città. Sicuramente qui ci sarà. No. Ah, forse devo andare a parlare con lui perché lui tipo sarà il sindaco buono. Sì. Quindi fine dine, ok. Devo trovare la dinamite. Ah, è dietro, perfetto. Proprio un lavoro finissimo proprio per nasconderla. Come vedete, non c'è alcuna volontà di rendere la cosa particolarmente difficile. Ah, ce n'è una qui. Perfetto. Ora, il gioco è buttarla lì senza farsi ammazzare. Perfetto. Ok. Quindi?
Ok. Abbiamo 8 colpi, che non è male. Niente. E allora vi dico, questo è. Avete già visto 20 minuti di gioco. Non saprei più cos'altro far vedere. Avete visto la dinamite. Avete visto che la dinamite può interagire con l'ambiente circostante. Avete visto che la dinamite può ovviamente uccidere persone, ma questo era forse abbastanza chiaro anche ai più ignavi di qualsiasi genere. Cos'erano uno sopra l'altro? Come cazzo è possibile? No, ho detto che va bene. Adesso però lo svuoti. Perfetto. Se no, cosa. Ok. Allora. Sicuramente è più divertente di quanto sembri. Infatti io, come ho sempre detto, non ho. Io mi sono abbastanza divertito nel giocarlo. È vero che questo è un gioco che va giocato per quello che è, cioè. Va giocato assolutamente per quello che è. Attenzione. Si mettono in fila. Aia. Niente, ho fatto il coglione. E niente, questo era, spero vi sia piaciuto, vi assicuro che è sicuramente più entusiasmante di come potrebbe apparire ad una prima, a prima vista. Ah, non avevo mai notato che si potesse sparare attraverso le porte. Qui adesso arrivano tutti quanti insieme. Damn, perché dannazione? Ah, ok, dannato gringo, perfetto. No, quindi era un damn inteso come sì, muori maledetto, non come oh mio Dio, ho sbagliato qualcosa. Niente, ce n'era uno lì sotto. Ah, giusto, perché l'aveva detto che c'era un lettore di osservazione. E niente, questo è carino, io vi invito a provarlo anche perché andando avanti, se non sbaglio, ci sono anche altre armi. Tipo, penso di ricordarmi un arco e frecce, quindi proprio una roba proprio. E niente, questo è assolutamente un gioco da provare se vi piacciono i western e se vi è piaciuta l'idea di puzzle game alla Hotline Miami. Noi ci rivediamo nel prossimo episodio di Just a Taste e non perdete le altre attesissime produzioni del canale, in particolare quelle del signor Lune. Ciao a tutti!